5 puntate che hanno caratterizzato proprio la vitalità e la vivacità dei nostri splendidi 5 borghi, abbiamo voluto prolungare con altri 2 appuntamenti per il successo che c'è stato, ma anche perché ci teniamo a evidenziare alcuni altri nuovi aspetti. Uno è quello della puntata proprio di domani, dal Museo del Balì, questa eccellenza che abbiamo sul territorio, è stato chiuso per alcuni mesi, purtroppo, ha riaperto in questi ultimi giorni e vuole assolutamente rilanciare la sua attività, che è fondamentale per lo sviluppo socio-economico e turistico di tutta la Vallata del Metauro della nostra provincia. Quindi domani sera vedremo il maestro Sauro Nicoletti, molto conosciuto anche qui a Fano, che si esibirà proprio in duo con un altro artista di fronte all'ingresso del Museo del Balì. Questa iniziativa che ha voluto chiamare l'immenso della musica, poi vediamo cosa ci propone. Anche questo sono generi diversi rispetto anche ad altre iniziative che variano un po' anche le serate. Poi l'ultimo appuntamento del giovedì successivo invece sarà con Valentina Baldelli, questa giovane artista di Tavernelle, che si esibirà dall'interno, diciamo, di un prato del fiume Metauro, all'aperto. Questo elemento che caratterizza il nostro comune, cioè l'unione dei 3 ex comuni che oggi sono Colli al Metauro, ma che unisce anche tutto il territorio, dal mare al monte, di tutta la Vallata del Metauro. Quindi all'interno del fiume Metauro lo ha proprio titolato un fiume di note, proprio vocato anche al fatto che si caratterizza in maniera ambientale, inserito nel pieno contesto della nostra vallata. L'obiettivo era intanto un rilancio anche un po' psicologico delle persone, no? Far vedere i luoghi, la bellezza, la musica, l'arte dopo questo oscurantismo dovuto al Covid, ma è voluto anche essere un modo per ringraziare chi in quei periodi ha operato, la nostra protezione civile, tutta l'area sanitaria, la POTES, i nostri vigili, carabinieri, tutti coloro che hanno lavorato e operato al servizio dei cittadini in quel periodo, e inoltre anche mettere in evidenza le bellezze del nostro territorio, la nostra gastronomia, le nostre specificità, i nostri prodotti tipici, la nostra accoglienza, perché comunque Colle al Metauro merita di essere visitato e quindi è anche una vetrina, diciamo, a favore del nostro turismo, di quanto di bello e di buono c'è nel nostro territorio.